anche oggi fumata nera a Montecitorio, dove si eleggeva un nuovo giudice della Corte Costituzionale e un membro del CSM. Il Parlamento, riunito in seduta comune, non ha raggiunto il quorum dei 2/3. La votazione è rinviata a data da destinarsi. La Camera ha approvato la relazione sul ciclo dei rifiuti in Calabria. Il testo è il frutto del lavoro della Commissione d'inchiesta sulle attività illecite nello smaltimento dei rifiuti. Approvate le mozioni sul collegamento marittimo in Sardegna. I documenti impegnano il governo a fare in modo che Tirrenia, anche in questa fase di privatizzazione, garantisca i collegamenti essenziali tra l'isola e il resto della penisola, senza però un aumento delle tariffe, che sarebbe un grave danno per l'economia turistica della regione. E di turismo si è parlato anche nelle mozioni per il rilancio dell'isola di Lampedusa, anche queste approvate dall'Aula di Montecitorio. I provvedimenti propongono misure volte a favorire la ripresa dell'isola, a partire dalla sospensione delle imposte fino al rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi. Dal garante della privacy arriva un no secco alla censura della rete. Nella sua relazione annuale, svolta oggi alla Camera, però avverte: occhio alle tracce che lasciamo sul web e con gli smartphone. La Commissione Finanze ha ascoltato questa mattina il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua e quello dell'INPDAP Paolo Crescimbeni. Le audizioni sono volte ad approfondire il tema dell'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.